Bentornati nella mia cucina. Oggi facciamo insieme il parfait di mandorle. Questa è una ricetta di Luca Montersino, è leggermente più elaborata delle classiche ricette casalinghe del parfait di mandorle, però ne vale la pena perché è davvero strepitoso. Vedremo i vari passaggi, vedremo come si farà il pralinato di mandorle, come si fa la base semifreddo, che non è altro che tuorli d'uovo montati con uno sciroppo di zucchero e poi miscelati con della panna montata. Fondamentalmente tutto il lavoro è qua. Adesso vedremo i vari passaggi e leggeremo le varie quantità, i vari ingredienti che ci servono. Ho posizionato i tuorli nella ciotola della planetaria, sto aspettando che si cuocia lo sciroppo di zucchero. Ho messo 40 g di acqua, 108 g di zucchero in un pentolino e lo sto portando a 121 gradi per poi colarlo a filo dentro i tuorli che montano. Quindi dobbiamo avere un attimino di pazienza e aspettare che arrivi a temperatura. La ricetta di Montersino prevede l'utilizzo della pasta, della crema di mandorle, una specie di pasta di mandorle. Sarebbero le mandorle macinate finché non diventano cremose. Io non le ho trovate questa volta, per cui userò più pralinato di mandorle in sostituzione per dargli il sapore della mandorla vera e propria. Se voi avete il bimbi potete frullare le mandorle finché non diventano belle cremose. Inizia a fare montare i tuorli e poi aggiungerò lo sciroppo di zucchero. Quando versiamo lo sciroppo di zucchero non lo versiamo direttamente sulla frusta in movimento perché schizzerebbe su tutte le pareti. Lo facciamo colare leggermente verso il bordo in maniera tale che lo sciroppo arrivi direttamente in fondo senza toccare le fruste. Ci siamo, sto colando lo sciroppo. Con la planetaria abbiamo finito, adesso dobbiamo semplicemente incorporare il pralinato e la panna montata. Questa è la montata, a questo aggiungerò, normalmente la ricetta prevede per queste dosi 50 g di pralinato e 75 g di quella pasta di mandorle di cui vi dicevo. Io ho aumentato le dosi del pralinato, qua ne ho pesati 120 g, vediamo adesso quanti gliene introdurrò. Nel frattempo ho montato 260 g di panna, non va montata perfettamente, deve rimanere leggermente fluida. Ok, ho aggiunto tutti i 120 g di pralinato. Adesso aggiungo la panna montata fluida in più riprese. E la incorporiamo delicatamente. Una volta incorporata la panna, coleremo questo contenuto o in un unico stampo da plum cake che poi porzioneremo una volta rassodato, oppure in stampini mini porzione, come quelli che io ho qua, che io di solito prediligo, che sono questi. Hanno un tappo sotto, un coperchietto sopra, quando si congelano, quando si raffreddano, basta togliere il coperchio, togliere questo, anche l'altro, spingere e voilà, il dolce è bello che smodellato. Adesso coliamo negli stampini, dopodiché dobbiamo fare riposare il parfait minimo di 4 ore ma anche 12 ore. Il parfait di mandorle normalmente viene servito con del cioccolato fuso, si fa riscaldare un poco di latte e al suo interno si fonde del cioccolato fondente che si colerà a caldo sopra il parfait. Adesso non resta che riempire le porzioni, congelarlo e poi servirlo. Grazie per essere stati con me e alla prossima. Ciao!